Ciao a tutti, dopo il successo della prima puntata del Banana Quiz, grazie mille tra l'altro, siamo tornati e siamo pronti per scoprire quale sarà il secondo vincitore o la seconda vincitrice, ma prima c'è qualcuno che vuole darvi un'importante comunicazione, eccola! Ciao! Allora, volevo dire a tutti che questo tatuaggio non l'ho trovato nelle patatine, ma è vero. Quindi smettete di dire che è finto. Ecco, inquadriamo bene il tatuaggio, dai, facciamolo vedere bene. Okay. Oh, comunque non è né da cinghiale né da maiala. Ecco, perfetto. Ora che abbiamo detto questo, possiamo dare il via al Banana Quiz. Dillo. Io ho perso, l'altra volta ho fatto la figura di... però non la rifarò più perché non parteciperò più. Comunque, vinca il migliore. Grande, via il Banana Quiz. Ricordami il tuo nome. Beatrice. Quanti anni hai? 17. Di dove sei? Grava. Sei pronta? Sì. Qual è il contrario in inglese di everybody? Via. No, non puoi suggerire. No one. Cos'hai detto? One. No. Lei ha detto nobody. Nobody. Allora, è la prima risposta quella che vale. Tu hai risposto no one. No one è cioè è sempre nessuno. La risposta corretta è nobody. Ma anche no one, quindi è giusto. Bravissima. Cosa accadde in testa ad Isaac Newton quando formulò la teoria della legge gravitazionale universale? Via. Una mela. La risposta corretta è, leggi tu. Una mela. Esatto. Quali sono i tre nomi dei costituenti subatomici di un atomo? Via. Se vuoi te li dico. 5 secondi. Protone, neutrone e elettrone. Allora, li ha detti, ripetimeli. Protone, neutrone, elettrone. Protone c'è. Neutrone c'è. Il terzo è elettrone. Da cosa sono costituite le bolle quando l'acqua è in ebollizione? Via. Vapore acqueo. Lei ha risposto vapore acqueo. Dietro là dicono no, scuotono la testa. La risposta corretta è, guarda un po' tu, acqua. Vapore acqueo. È vapore acqueo. Mi devi dire se è vero che l'iPhone 5S fu disponibile anche nella versione Product Red, cioè nella colorazione rossa. Via. No, solo quelli dopo sono stati disponibili nella colorazione rossa. Lei da grande esperta mi ha detto no, perché solo quelli dopo. E la risposta corretta è... Leggi un po' tu, Leo, qual è? No. Eh no, bravissima! Mi devi rispondere se l'acqua è azzurra o blu. Via! Nessuna di queste. Perché? Perché non ha un colore. Allora, lei mi ha risposto nessuna di queste. Che colore è la tua maglietta? Blu, come l'acqua. La risposta corretta è? Blu. In colore! È in colore e va avanti! Allora. Io devo dirti una cosa. Che quella che ho in mano non è una domanda. Ah, ok, quindi o sono eliminata o vado in finale. Quindi qui dentro tu sai che in mezzo a centinaia di domande c'è una sola banana e una sola scimmia. Qui dentro io ho o la banana o una scimmia. Se c'è la banana sei in finale, se c'è la scimmia sei completamente eliminata. Mi giro e vado a verificare. Allora, potresti essere stata molto fortunata oppure... Sfortunata, cosa che sono. Quindi io mi sento che ci sia la scimmia. Secondo te che cos'è? C'è la banana. Allora, lui col sorriso dice che c'è la banana, lei suppone che lui l'abbia vista. Allora, dopo 7 domande completamente corrette, la nostra probabile vincitrice ha trovato la... scimmia. Io non ho parole. Io sono completamente senza parole. Ce n'è una in mezzo a tutta questa roba. Dai, la prossima è la banana, se vuoi. Sei completamente eliminato. Quindi non posso rigiocare, né? Non puoi più rigiocare. Cambio nome? Non puoi. No, devi cambiare identità e sesso.
Vabbè, però. Vabbè, io dico. Mi dispiace. È stato bello. Veramente, perché credevo in lei e ha preso una scimmia. Ascolta, vuoi dedicare a qualcuno questa tua partecipazione? Sì, la dedico a Leo e gli auguro un in bocca al lupo per il suo esame di maturità. In bocca al lupo, Leo, per la maturità! Grazie e niente. Non prendere scimmie alla maturità, mi raccomando. Tu come ti chiami? Mi chiamo Luca. Ciao Luca, benvenuto. Di dove sei, quanti anni hai? Io sono di Genova e ho 19 anni. Perfetto, allora, Banana Quiz, prende il via, ora, vai. In quale regione italiana si trova Venezia? Via. Veneto. La risposta corretta è ovviamente Veneto, è la prima andata. Come si chiama l'unico browser di proprietà di Microsoft incluso nativamente nei suoi sistemi operativi fino a Windows 8? Via. Microsoft Explorer. Lui mi ha detto Microsoft Explorer. Comunque, Microsoft Internet Explorer. La risposta che lui mi ha dato è Microsoft Explorer. La risposta corretta, mi dispiace, ma è Internet Explorer. E purtroppo non te la posso accettare. Hai perso una banana. A che temperatura l'azoto, che è un gas, diventa liquido? Via. Meno 200 gradi. Celsius. Meno 200 gradi. La risposta corretta è circa meno 195 gradi. Possiamo accettarli a meno 200 gradi? Direi di sì. È corretta! Sulla bandiera americana, quante sono le stelle che rappresentano ciascuna uno stato federato degli Stati Uniti d'America? Via. Sono 50. Quanti? 50. Lui mi ha risposto attualmente 50. La risposta corretta è, guarda un po' tu Leo, 50, bravissimo. La banana puoi regalarla a me? Ok. Allora, lei vuole la banana. Lei vuole la banana. Cos'è, bro? Cosa? Ho portato una banana. Dov'è, scusa? Portaoggetti. Ha una banana nel portaoggetti in macchina. Volevo arrivare in finale. Voi lo conoscete bene? Certo. Mi spiegate perché mette le banane nei portaoggetti in macchina? Fame quando esce da qua. Ah, perché hai fame quando esci da qua? Fa bene il potassio. Ma il panino da lurido oppure il nostro spuntino qua? Una dieta e un po' di pasta. Quindi vai di banana. Ah, ok. Dovrei seguire i tuoi consigli anch'io, mi sa, a questo punto, eh. Qual è il titolo del singolo della cantante Avril Lavigne più venduto della sua carriera discografica? Via. 5 secondi. Single Lady. Single Ladies. I'm a single ladies. Avril Lavigne, single ladies, è di Beyoncé. Qual è secondo voi la canzone più venduta di Avril Lavigne? Aspetta, secondo me è Girlfriend. Lei ha detto Girlfriend, guarda un po' qual è. È Girlfriend. In quale organo del corpo umano si trova l'umor vitreo? Via. È nell'occhio. Lui risponde nell'occhio. La risposta corretta è occhio, bravo! Qual è il nome? Se la sbagli sei eliminato. Qual è il nome dell'attrice che interpreta la protagonista Ellen Ripley nella famosa saga di Alien? Via. Sharon Stone. Lui ha risposto Sharon Stone. La risposta corretta inizia proprio con la S. Ma è Sigourney Weaver. Sicuramente. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Ciao. Allora, giusto per farvi capire con che spirito iniziano queste due ragazze la gara. Allora, lei mi ha chiesto, ma possiamo cercare le risposte su internet? Certo che potete, ovviamente. Metto qua dietro e le cerco su internet. Certo, cioè, fallo e sei eliminata. Vabbè. Allora, per il momento giochi tu, vero? Sì. Come ti chiami? Almante H Regina Bibbi. Come ti chiami? Almante, però H Regina Bibbi. Ah, H nel senso soprannome. Mamma mia, che finezza, ragazze. I am Calle. Per tutti. Per tutti quanti. Ok, perfetto. E da dove venite? Tortona. Borgo Priolo. Adoro Borgo Priolo. Borgo Priolo è il top. Meraviglia. Staghiglione. Staghiglione. Ma che meraviglia. Io adoro tutto ciò. Va bene. Io conosco Ghiaia dei Risi. Non la conosce. Sul piano cartesiano. Oh madonna. L'asse delle ordinate è indicata con la lettera I
Y. X. Tu dici? X. Y. Perché dici X? Perché ordinate è dritto. X è la scisse. Y è l'ordinate. Y ordinate, Y ordinate. Y. Guardate un po' qual è. Y. È Y, bravissima. Esiste il tropico del, del Capricorno e il tropico del... Cancro. Che è anche il mio segno zodiacale. Cancro, bravissima. Io sono una capra, raga. Capra, raga. Qual è il tuo nome, scusami? Marta. H capra. No. Ah, ok. Calle barra capra. Come si traduce in inglese giovedì? Thursday. Thursday. Per fortuna l'avete detto all'unisono, se no. Insieme. Esatto, la risposta corretta proprio Thursday, bravissima. È corretto scrivere ciliegie con la I o ciliegie senza I? Non suggerire. Con la I. Ciliegie. Con la I, mi dice lei. No, senza. La risposta corretta è la prima che hai dato, mi dispiace. Ma entrambe si può fare. Ciliegie. Cerchi su internet, si può fare entrambe. Lei ce l'ha su con internet. Ciliegie. Yeah. Non lo so. Qual è la regola? Non la ricordo. Vabbè, guarda un po' tu, va. Leggi un po'. È con la I. Alla! Brava. Sul piano cartesiano l'asse della scissa è indicata con quale lettera? X. Ma guarda, non ho parole. Andiamo avanti, va. Chi attraversò le Alpi con gli elefanti per conquistare l'Italia? Non suggerire. Napoleone. Allora, io mi vedo Napoleone su questi elefanti che attraverso... Ragazzi. Sì, Napoleone. Chi? Buddha! E dopo Napoleone... Buddhist gang. Allora, Buddha e Napoleone, dovete sapere che conquistarono l'Italia con gli elefanti. Buddhist gang, però. Buddhist gang. Ecco, guarda qual è la risposta. Annante c'è scritto. Annibale. Ma che Annante? Allora Buddha, Annante, Napoleone. Ragazzi, fai bene a copiare a scuola, perché la vedo dura qua. Qual è la formula chimica dell'anidride carbonica? Via. CO2. Lei mi risponde CO2. La risposta corretta, guarda qual è. È CO2. Come si chiama l'attore che interpreta, non suggerire, Rocky Balboa? Via. 5 secondi. DiCaprio. Lei mi ha risposto Leonardo DiCaprio. Rocky Balboa, interpretato da Leonardo DiCaprio. La risposta corretta è ovviamente Sylvester Stallone, ma avevi ancora una banana. Non puoi più sbagliare. Concentrati. Se il sole è una fonte di energia non rinnovabile, sì o no? Falso, è rinnovabile. Lei mi dice... Aspetta, il sole? Sì, è rinnovabile. Perché è rinnovabile? Perché il sole c'è sempre. Dice, si rinnova costantemente. C'è sempre il sole. E come si rinnova? E splende. Giustamente. Ok. La risposta è no. Ah, il petrolio, sta roba qua è rinnovabile. Petrolio è rinnovabile. No, petrolio non è rinnovabile. Va bene, petrolio non è rinnovabile, ma spieghiamo le due cose. Allora, ascolta. Sei stata eliminata, ma se in questa puntata nessuno risponde a 10, tu sei la vincitrice. Grazie per il momento. E dopo una coppia di bellissime ragazze, una coppia di bellissimi ragazzi, benvenuti. C'hanno anche il tifo, fatevi sentire. Guarda che pubblico che hanno, ma che meraviglia. Allora, giochi prima tu, come ti chiami? Gabriele, chi ti fa da supporto? Chi è che mi fa da supporto? Lui, o no? Mattia. No, oppure no? Sì. Ok, va bene. Allora, di dove sei, quanti anni hai? Ho 17 anni e sono di Mezzanino Po. Mezzanino Po, cosa si dice a Mezzanino Po? Sì che c'è Po, non so cosa... No, non c'è Po, è solo Mezzanino. Mezzanino Po. È solo... Invece sì. Allora, è nata già la prima polemica. Il nome del paese di provenienza, Mezzanino... Mezzanino. Va bene, vai, prima domanda. Quante milioni di specie
si possono contare tra gli insetti. Via. Cinque secondi. 1000. Allora, lui dice che si possono contare mille milioni di specie di insetti. La risposta corretta è un solo milione. Cioè, quante milioni di insetti? Cioè, un solo milione. Non lo so. Un solo milione. Vabbè, perché magari a mezzanino c'è un'invasione. Mezzanino è pieno. Pieno di insetti. Mezzanino è pieno di insetti. Di quali colori era il logo storico di Apple usato dal 1977 al gennaio 1998? Via. Allora, colori dell'arcobaleno. Lui mi risponde i colori dell'arcobaleno. Come mai? Perché mi ricordo che avevo visto il logo della Apple con i colori dell'arcobaleno, però non sono sicuro. È rimasto impresso? Ok. Sicuro se è quello vecchio. Leggi un po' tu. Arcobaleno. Arcobaleno, è corretto, bravissimo. Secondo le regole dei segni, meno per meno, che risultato dà? Più. E con che sicurezza me l'ha detto? È più, esatto! Mi devi dire chi ha interpretato il brano Skater Boy uscito nel 2002. Via! Non lo so. 5 secondi. Non lo so. Niente, non lo so. Quanti anni avevi nel 2002? Nel 2002 avevo un anno. Mamma mia, ragazzi, come fa a ricordarselo? È Avril Lavigne. Sai chi è Avril Lavigne? No. Non sa chi è Avril Lavigne. Niente, non sa chi è Avril Lavigne, non lo sa. Scusatemi, è una donna. Non la conosco, scusate. Come si chiamano i segni scolpiti che compongono il sistema di scrittura utilizzato dagli antichi egizi? Dai. Questo qua non me lo ricordo. 5 secondi. No, non me la ricordo, non mi viene in mente. 2 secondi. Dai! Non mi ricordo, non mi viene in mente. No, ragazzi. Dai. Non mi veniva in mente. Ma no. Leggi. Non mi viene in mente. Geroglifici. I geroglifici, ragazzi, i geroglifici. Allora, sai che secondo me tu avevi un potenziale della Madonna, ma non so per quale motivo non è andato. Non sfrutto, non mi impegno. Esatto. Ti applico, vero? Ti applichi, non ti ha potenziale, ma non si applica, ragazzo. Non ti applico.